Martino Francesco, Cafiso Vincenzo, Barresi Piero, Perricone Luciano, Paccara Antonino, Giurintano Nicola, Lobiano Rametto e Giampiero, Curiale Giuseppe, Calamia Pasquale, La Croce Bartolomeo, Zaccone Giuseppe, Di Bella Monica, Accardo Gaetano, Berlino Giuseppe, D'Angelo Piero, Stuppia Salvatore, Bertolino Tommaso, Vaccarino Salvatore, Sciascia Pietro, Adamo Enrico, Rizzo Giuseppe, Di Maio Giuseppe, Barbaro Gaspare, Bonsignore Francesco, Saladino Giacomo, Etiopia Giuseppa, Piazza Maurizio, Sellitto Maria, Agate Vincenzo, è entrato in Grasciotta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 presenti. 19 presenti, la seduta è valida. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Scrutatori Martino, Perricone, Barbaro. Viste verbali del Consiglio Comunale. Anzi, prima leggiamo l'oggetto perché mi era sfuggito. Approvazione verbale seduta precedente, presa d'atto. Viste verbale del Consiglio Comunale dal numero 30 del 30/7/2012 al numero 60 del 30/10/2012, come da elenco allegato A, visto l'articolo 69 del regolamento del Consiglio Comunale. Approva il verbale delle sedute precedenti dal numero 30 del 30/7/2012 al numero 60 del 30/10/2012, come da elenco allegato A. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 30, regolamento per l'istituzione ed applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 31, aggiornamento contributo di costruzione ex articolo 16 e 19 del DPR 380/2001 e successive modifiche e integrazioni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 2407/1997 numero 25 e successive modifiche e integrazioni anno 2012. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 32. Richiesta di mantenimento della sede distaccata del Tribunale di Castelvetrano. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 33, comunicazione. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 34, approvazione alle sedute precedenti. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 35, interrogazione protocollo numero 113/2012-116/2012. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 36, interpellanze protocollo numero 114/2012 e 115/2012. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 37, costituzione di società consortile per azioni denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti atto 2, Trapani, provincia sud, approvazione statuto e atto costitutivo, autorizzazione al legale rappresentante dell'ente alla sottoscrizione. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 38, proposta di riduzione del 10% del compenso mensile per il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, manca il numero legale. Proposta di riduzione del 10% del compenso mensile per gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali, deliberazione numero 39. Deliberazione numero 40. Proposta di riduzione del 10% dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale. Deliberazione numero 41.
Approvazione programma triennale opere pubbliche 2012-2014 ed elenco annuale. Deliberazione numero 42. Opere di urbanizzazione primaria a servizio di due piani di lottizzazione per insediamenti residenziali siti in Castelvetrano nella contrada Mortilluzzi Marinella con accesso dal chilometro 4 più 035 della statale 115 diramazione distinti in catasto a foglio 142 particelle 5, 7, 8, 10 ditte Pisciotta Vittoria e Gagliano Caterina e 4F costruzione SRL di Lombardo Franco. Approvazione. Deliberazione numero 43. Piano di lottizzazione per insediamento residenziale sito in Castelvetrano nella contrada Mortelluzzi Marinella con accesso dal chilometro 4 più 035 della statale 115 diramazione distinta in catasto al foglio 142 particelle 5 e 7 ditta Pisciotta Vittoria e Gattiano Caterina. Approvazione. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 44. Piano di lottizzazione per insediamenti residenziali sito in Castelvetrano nella contrada Mortelluzzi Marinella con accesso dal chilometro 4 più 035 della statale 115 diramazione distinto in catasto al foglio 142 particella 8-10 ditta 4F costruzione SRL di Lombardo Franco. Approvazione. Manca numero legale. Deliberazione numero 45. Comunicazione. Deliberazione numero 46. Interpellanza protocollo numero 128-2012. Introduzione bilancio partecipato. Deliberazione del Consiglio Comunale 47. Mozione indirizzo sostegno del riconoscimento della cittadinanza italiana per gli Ius Soli. Sentenza, deliberazione numero 48, sentenza numero 93-2012, emessa dal giudice pace di Castelvetrano. Viola Anna contro il comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 49, piano di lottizzazione per insediamento residenziale sito in Castelvetrano nella contrada Mortelluzzi Marinella con accesso dal chilometro 4 più 035 della statale 115 diramazione distinto in catasto al foglio 142 particella 8-10 ditta 4F costruzione SRL di Lombardo Franco. Approvazione. Deliberazione numero 50. Presa d'atto del patto dei sindaci in ordine al ruolo della Commissione Europea sull'utilizzo delle fonti di energia alternative. Deliberazione numero 51. Atto di indirizzo all'approvazione di una proposta di contratto di valorizzazione urbana ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 22 giugno 2012 numero 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 numero 134, da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la formazione di un piano nazionale per la città. Deliberazione numero 52, realizzazione delle finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999 numero 10, approvazione schema di convenzione. Deliberazione numero 53, interrogazione protocollo numero 141-2012, 146-2012, sistemazione via 1 attrice nel Seninunte. 147-2012, locale comunale da destinare all'utoteca per bambini diversamente abili. 148-2012, condizione della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione. 167-2012, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 54, interpellanza protocollo numero 158-2012, integrazione orario di lavoro a 30 ore settimanali ai 21 agenti di polizia municipale part-time. Deliberazione numero 55. Documento di indirizzo politico, avviso di accertamento Belice Ambiente. Approvazione. Deliberazione numero 56. Mozione. Realizzazione di una piscina comunale a Castelvetrano. Atti propedeutici. Deliberazione numero 57.
Verbale seduta deserta del 15 ottobre 2012. Deliberazione numero 58. Verbale seduta deserta del 16 ottobre 2012. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 59. Verbale seduta deserta del 29 ottobre 2012. Lo tengo, non lo so. Deliberazione numero 60. Adempimenti inerenti alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni normative disciplinate dal decreto legge 174/2012 e da esecuzioni giudiziarie finalizzate al mantenimento della legittimità e alla salvaguardia degli equilibri economico-finanziari degli approvanti documenti di programmazione finanziaria dell'ente. Chiama a votazione la presa d'atto. Chi è d'accordo che si è seduto, il contrario si alzi. Approvata l'unanimità. Ma so che Salvini oggi con l'opzione è venuta. Eh? Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Sentenza numero 3509/2011, emessa alla Corte di Appello di Roma, relativa alla causa civile tra Comune Castelvetrano contro Saiseb S.p.A. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1, lettera A, del decreto legislativo 18.8.2000 numero 267. Vista la sentenza numero 3509/2011, allegato A, emessa il 15/6/2011 dalla Corte d'Appello di Roma, depositata in cancelleria il 5/9/2011, notificata il 26/10/2011, nella causa civile iscritta al numero 8650/2004, ruolo generale, promossa dal Comune di Castelvetrano, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone del Foro di Marsala contro la Saiseb Società per Azione Italiana Strade Edilizia Bonifica S.p.A. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato Giovanni Arieta, che la rappresenta e difende, per l'impugnazione del lodo arbitrale allegato B, con la quale l'appellante civica amministrazione è stata condannata al pagamento in favore della suddetta impresa della somma di euro 3.212.984,70, oltre ulteriore interesse legale dall'1/12/2011 al soddisfo, così come liquidata dal collegio arbitrale nell'impugnato lodo e quantificata con successivo atto notificato il 19/12/2011. Che sebbene avverso la suddetta sentenza il Comune di Castelvetrano ha interposto il ricorso per Cassazione ruolo generale numero 1032/2012 allegato C, chiedendo alla Corte d'Appello di Roma, quale giudice a quo, la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della ricorsa sentenza, la stessa è stata negata alla pubblica amministrazione con provvedimento collegiale il 33/2012, giudizio inibitorio ex articolo 373 CPC, codice di procedura civile, ruolo generale numero 8650/2012, Corte d'Appello di Roma, allegato D. Visto l'atto di precetto notificato al Comune di Castelvetrano il 19/12/2011, allegato A e con il quale la Saiseb S.p.A. in giunta all'ente di procedere al pagamento della complessiva somma di euro 3.212.984,70, oltre ulteriore interesse legale dall'1/12/2011 al soddisfo, dovuta in forza alle suddette decisioni giudiziali allegato A e allegato B. Vista l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Castelvetrano il 17/9/2012, depositata in cancelleria il 24/9/2012, allegato F, con la quale a definizione del procedimento espropriativo mobiliare presso terzi ruolo generale esecuzione numero 32/2012, è stata assegnata alla Saiseb S.p.A. la minore somma di euro 2.243.087,40 da corrispondersi con le seguenti modalità: mediante il pagamento della somma di euro 400.000 entro il 15 ottobre 2012,
mediante il pagamento delle rate mensili di euro 200.000 con scadenza il giorno 15 di ogni mese successivo fino a concorrenza dell'importo. Ritenuta l'opportunità di dare esecuzione alla suddetta sentenza, onde evitare l'ulteriore aggravio di spese ed oneri a carico dell'ente. Vista la nota protocollo generale numero 57025 del 28/11/2012, allegato G, con la quale l'avvocato Salvatore Giacolone, difensore dell'ente nei suddetti procedimenti, relazione su fatti di causa al fine dell'adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio. Considerato che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra, ivi comprese quelle già corrisposte, costituisce debito fuori bilancio e regolarizzazione contabile, in quanto conseguente a un titolo esecutivo per cui non esiste atto amministrativo dell'amministrazione comunale che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 lettera A del decreto legislativo del 18/8/2000 numero 267. Che la somma dei complessivi euro 3.242.257,81 da corrispondersi alla Saiseb S.p.A. può trovare copertura finanziaria come segue. Per euro 800.000 al codice 1.01.08.08 del bilancio di previsione 2012. Per euro 2.400.000 ai codici 1.01.02.08 e 1.01.08.08 del bilancio pluriennale 2012-2014 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'anno 2013. Per euro 42.257,81 al codice 1.01.08.08 del bilancio pluriennale 2012-2014 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'anno 2014. Considerato che in ragione dei sopra citati atti le somme da corrispondere alla Saiseb S.p.A. sono state temporalmente dilazionate con le seguenti modalità: A. Mediante il pagamento della somma di euro 400.000 entro il 15 ottobre 2012. B. Mediante il pagamento delle rate mensili di euro 200.000 con scadenza il giorno 15 di ogni mese successivo. Rilevato che è necessario adottare il presente provvedimento del riconoscimento delle somme dovute al fine di evitare aggravio di oneri per l'ente conseguente all'eventuale esecuzione forzata, visto l'articolo 62, commi 1 e 2 del vigente regolamento di contabilità, delibera. Per i motivi di cui in narrativa, prendere atto della sentenza numero 3509/2011. Emessa il 15/6/2011 dalla Corte d'Appello di Roma, depositata in cancelleria il 5/9/2011 e notificata il 26/10/2011 nella causa civile iscritta al numero 8650/2004, ruolo generale, promossa dal Comune di Castelvetrano, rappresentante e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone del Foro di Marsala, contro la Saiseb Società per Azioni Italiane Strade Edilizie e Bonifiche S.p.A., in persona legale rappresentante, effettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio dell'avvocato Giovanna Ariete, che la rappresenta e difende per l'impugnazione del lodo arbitrale numero 25/2004, con la quale l'appellante civica amministrazione è stata condannata al pagamento in favore della suddetta impresa della somma di euro 3.212.984,70 oltre ulteriori interessi legali dall'1/12/2011 al soddisfo. Così come liquidata al correggio arbitrale nell'impugnato lodo e quantificata con successivo atto notificato il 19/12/2011. Riconosce che la somma complessiva di euro 3.242.257,81, discendente dalla sentenza numero 3.509/2011, emessa dalla Corte d'Appello di Roma, è scrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1, lettera A, del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267. Dare atto che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'ente con onere finanziario pari a 3.242.257,81, cui può farsi fronte come segue. Per 800.000 al codice 1.01.08.08 del bilancio di previsione 2012.
per euro 2.400.000 i codici 1.01.02.08 e 1.01.08.08 del bilancio pluriennale 2012-2014 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'anno 2013. Per euro 42.257,81 al codice 1.01.08.08 del bilancio pluriennale 2012-2014 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'anno 2014. Demandare al dirigente del settore affari generali il compimento di tutti i susseguenti necessari atti di gestione scaturente dall'adozione del presente provvedimento di consiglio comunale. Il parere della terza e della sesta commissione congiunte. Presente Calamia, Curiale, D'Angelo, Di Bella, La Croce, Saladino, Sciascia e Zaccone. All'unanimità si invia la discussione in consiglio comunale con la seguente motivazione. È attesa che il dottor Andrea Di Como, dirigente del settore, programmazione finanziaria e gestione delle risorse, trasmetta ai componenti le commissioni il prospetto dettagliato del debito a carico del Comune nei confronti della ditta Saisa. Parere del Collegio Revisori, parere favorevole. Bene, la discussione è aperta. Chi c'è intervenire il consigliere Calamia, ne ha facoltà. Signor Presidente, signori consiglieri, signori della Giunta, sarò breve anche perché come Presidente della Terza Commissione insieme al Presidente della Sesta Commissione Consiliare Permanente abbiamo deciso di lavorare in seduta congiunta considerato la complessità dell'argomento e in merito alla proposta di delibera che questa sera il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi. E abbiamo iniziato attraverso una lettura approfondita della proposta deliberativa, abbiamo letto anche la sentenza provvisoriamente esecutiva che fa riferimento anche al lodo arbitrale e abbiamo invitato anche l'ufficio legale e poi successivamente anche l'ufficio ragioneria, i quali hanno dimostrato competenza e hanno illustrato in maniera chiara e esemplare sia dalla prima parte l'ufficio legale, poi l'ufficio ragioneria che oggi ha fatto pervenire alla commissione lo specchietto riassuntivo in cui vengono riportati, in cui viene determinato l'importo di 3.242.257,81 che è la somma complessiva che costituisce il debito fuori bilancio, dove vengono rappresentate tutte le competenze, gli onerari e le spese per quanto riguarda la copertura del debito. Io ho riassunto in maniera chiara e sintetica i lavori della Commissione, poi trattasi in maniera chiara ed inequivocabile di una sentenza su cui il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi e per questo invito anche l'ufficio legale a relazionare, anche perché nella seduta qui ci sono molti consiglieri che sono assenti e chiedo una serie di quesiti che sono già stati posti in seno alla Commissione e chiedo che stasera all'ufficio legale di rispondere gli effetti che si produrrà eventualmente sulla mancata approvazione dell'atto deliberativo e all'ufficio ragioneria, considerato la presenza dello specchietto, se questo è l'importo totale per quanto riguarda il debito fuori bilancio affinché si coprono tutte le spese, un domani non ci possono essere pretese in più rispetto a quanto quantificato dalla ditta Saiseb o da altri aventi diritto al lodo stesso. Grazie. Prego l'avvocato Grimaldo di volersi accomodare per relazionare su quanto richiesto dal consigliere Calamia. Se funziona. Direi di procedere
in questa maniera. Se ci sono altri consiglieri che vogliono rivolgere delle domande all'avvocato Grimaldo, facciamo le domande, diciamo, che ognuno ha la necessità di fare, se poi magari l'avvocato Grimaldo risponderà a tutte queste domande. Se ci sono altri consiglieri che volessero fare qualche domanda, così risponde a tutti. Non ci sono altre richieste? Allora è chiesto di intervenire il consigliere Vaccari, ne ha facoltà. Non ci sono altre domande, se vuole rispondere alla domanda posta dal consigliere Calamia. Il consigliere Calamia, più che una domanda, mi ha fatto una richiesta di relazione. Io poco da relazionare, nel senso che i fatti sono stati ampiamente e dettagliatamente esposti nella delibera di cui ha dato lettura il Presidente. Per cui, insomma, relazionare cosa significa? Cioè, l'unica cosa... in merito a questo, gli effetti sono evidenti. La delibera di approvazione del debito fuori bilancio è un atto dovuto quando c'è una sentenza. Quindi gli effetti sono effetti che ricadono in capo all'ente, perché evidentemente non sarà in grado di pagare quello che c'è da pagare, che è obbligato a pagare, e il Consiglio Comunale, che non credo che abbia la possibilità di scegliere in questo senso, ma questa domanda probabilmente sarebbe meglio rivolgerla al segretario generale, che lo sa molto meglio di me. Comunque è un obbligo quello per il Consiglio Comunale, a meno che non ci siano dei rilievi di carattere formale, ritengo. Quindi, siccome per quello che mi riguarda non ho sentito al momento rilievi di carattere formale, penso che per il Consiglio Comunale sia un atto dovuto, è una sorta di assestamento del bilancio. Adesso non so come definirlo, perché non è la mia materia. Probabilmente gli effetti dal punto di vista pratico possono essere richiesti anche al dirigente del settore ragioneria gli effetti sul bilancio. Prego il dottore De Como di volersi accomodare e rispondere ai quesiti posti dal consigliere Calamia. Funziona. È chiaro che l'atto deliberativo va adottato ai sensi di una normativa specifica e ben precisa, che è il decreto legislativo 267 del 2000, il testo unico degli enti locali, che espressamente prevede, quando ci sono delle sentenze ormai passate in giudicato, che vengano riconosciute come debito fuori bilancio, e lo prevede espressamente l'articolo 194, comma 1, lettera A di questo decreto, del testo unico degli enti locali. Il riconoscimento del debito fuori bilancio ha diverse funzioni. La più importante è quella di riconoscere questa somma come un vero e proprio debito che l'ente ha nei confronti di questa società, di finanziarlo, di autorizzare la spesa e di permettere quindi di poter regolarizzare tutte le operazioni contabili che derivano da questa sentenza. Consideriamo che già noi abbiamo due rate e prossimamente il tesoriere trasferirà altri 200.000 euro alla SAISEB, scadenza 15, quindi fra pochi giorni, sono delle operazioni contabili che attualmente sono state provvisoriamente inserite, che devono essere definite e regolarizzate. Quindi gli scopi sono sostanzialmente questi: quello di riconoscere, di prendere atto che esiste dell'esistenza di questa sentenza e di questo debito e di darne copertura finanziaria al fine di regolarizzare tutte le operazioni contabili che ne derivano. Consigliere Calamia, le domande le faccio al microfono. Se l'importo che lei oggi nella nota integrativa che ci ha inviato corrisponde all'intero importo e che eventualmente un domani ci possa essere qualcuno che abbia a che pretendere nei confronti sempre del comune, riferendo sempre a questo lodo. Se l'importo totale era questo e che nessuno in seguito poteva pretendere avanzare altre pretese. Questo era un quesito che avevo posto, se può rispondere lei oppure eventualmente l'avvocato Grimaldo. O il segretario generale? No, i conteggi...
I conteggi sono elencati in maniera abbastanza analitica e sono espressi per ogni singola voce. Non dovrebbero esserci problemi. Spero che ci siano delle situazioni in positivo, perché non dimentichiamo che c'è un ricorso in Cassazione. C'è un ricorso in Cassazione che se sarà a noi favore, se saranno, sono queste la somma. Se questo ricorso in Cassazione, questo appello saranno favorevoli, possibilmente ci sarà un'economia, e spero la più grossa possibile, la più rilevante possibile, ma in realtà queste somme dovrebbero essere e sono quelle che attualmente ad oggi è necessario impegnare per definire tutte le procedure contabili relative a questo debito. Sì, ma infatti, esatto, questo, mi riferisco appunto a questo, alla possibilità del milione di avere un esito favorevole del ricorso in Cassazione e dell'ulteriore milione di euro che ancora non è stato assegnato, che può anche essere oggetto di transazione. No. Dai dati che derivano dalla sentenza, anche dalle richieste di verifica elaborate dall'avvocato Giacalone, le risultanze contabili sono queste. Se interviene il consigliere Stupia, ne ha facoltà. Signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco, signori della Giunta, se gentilmente il dottore Di Como non ha avuto il tempo di fermarla perché avevo la necessità di chiederle. Prego, dottore Como. Di fare un altro quesito. Premetto che non ho contezza dello specchietto che viene mostrato dal consigliere Calamia, perché a quanto pare è stato consegnato oggi, ma a prescindere da questo io ho la necessità di formulare un altro quesito. Noi stasera siamo chiamati a definire un eventuale debito fuori bilancio. Le chiedevo tecnicamente, fuori bilancio 2012 o fuori bilancio 2013? Cerco di essere più chiaro. Se la cifra che già è stata sborsata dall'ente, che è intorno a 800.000 euro, grava senz'altro sul bilancio del 2012, le altre cifre che l'ente dovrà sborsare graveranno mensilmente per la quota di 200.000 euro nel bilancio redigendo del 2013, almeno dalla terza rata in poi. Per cui le chiedo tecnicamente, poi su questo mi riservo di fare eventualmente un ragionamento politico. Noi stasera siamo chiamati a eventualmente formalizzare un debito fuori bilancio che riguarda solo la quota che si chiuderà nell'anno solare 2012, o siamo chiamati già fin d'ora a stabilizzare un debito fuori bilancio per l'intera cifra che invece gravirà sul bilancio successivo? Mi auguro di essere stato chiaro, grazie. Cioè, questo comunque è riportato, forse lei è entrato dopo, ma quando io ho dato lettura della proposta di deliberazione, diciamo, ho però anche... Dico, chiedevo se... Se è corretto. Prego, dottore. Allora, il Consiglio Comunale stasera riconosce il debito fuori bilancio nella sua interezza. L'intero importo stasera sarà riconosciuto, se il Consiglio Comunale approverà l'atto deliberativo, come debito fuori bilancio per 3.242.000 euro e gli spicci che non ricordo. E questa somma grava su tre esercizi finanziari, per 800.000 euro sul 2012, per 2.400.000 euro sul 2013 e per 42.257,81 sul 2014. Non graverà sul bilancio futuro, sul bilancio che deve ancora essere predisposto, perché il bilancio, i documenti di programmazione dell'ente non sono solamente riferibili al bilancio di previsione annuale, ma si approva assieme al bilancio di previsione annuale anche un bilancio pluriennale, un bilancio di medio termine che è triennale, che ha carattere autorizzatorio, che ha già i suoi stanziamenti. Questi stanziamenti sono stati approvati in Consiglio Comunale nella delibera, assieme alla delibera con la quale è stato approvato il bilancio di previsione, e quindi già sono assunti gli impegni su questi stanziamenti di spesa che sono previsti e definiti nel bilancio pluriennale 2012-2014 relativamente agli anni in cui questa somma deve essere impegnata e autorizzata. Quindi già la somma è autorizzata, in quanto il bilancio pluriennale 2012-2014 approvato dal Consiglio ha carattere autorizzatorio. Gli stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, così come quelli del bilancio di previsione annuale 2012.
qualche altra domanda a rivolgere? No, chiedevo, quindi mi ritengo soddisfatto innanzitutto, però praticamente noi potremmo fare quello che siamo chiamati a fare stasera e che io preannuncio fin d'ora il mio voto favorevole per l'intera somma, ma potremmo tecnicamente essere chiamati nel 2013 e nel 2014, frazionando questo debito fuori bilancio, a fare tre riconoscimenti di debito fuori bilancio. Dico, è vincolante allora quello che lei mi sta dicendo. Io questo volevo sentire, che non avevo sentito. Lei stasera sta impegnando l'intera somma e vincola questa somma per la quota parte del 2012, la quota parte del 2013 e la quota parte del 2014. E siamo vincolati a fare ciò. Sì, già la somma, lei approvando questa delibera, il Consiglio Comunale approvando questa delibera stasera, impegna le somme nel 2012, 2013 e 2014. Grazie. Scusi, chi si intervenire il consigliere Riccio? Dottore Licomo, se può rimanere per ora. Grazie Presidente, signori consiglieri, signora della Giunta, signor Sindaco. Dottore Licomo, una semplice precisazione. Quando lei ha esposto e ha citato la normativa in forza del quale oggi noi siamo chiamati qua ad approvare questa delibera, se non ho capito male, ha fatto riferimento al dato fattuale del passaggio in giudicato della sentenza. Allora, questo è corretto oppure noi siamo chiamati in quanto siamo in presenza di una sentenza che è provvisoriamente esecutiva? Sono due aspetti chiaramente completamente differenti e non vorrei aver capito male io perché è un dato invece molto importante. Grazie. Consigliere Rizzo, non essendo un avvocato mi sono espresso male io. La sentenza in quanto sentenza di qualsiasi tipo natura deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio. Mi sono espresso male io perché non sono avvocato, chiedo venia. Se mi permettete, ad adiuvandum al dottore Licomo, la legge prevede che il debito fuori bilancio sorge dalla sentenza esecutiva, non passata in giudicato, perché la sentenza è immediatamente esecutiva. Non ho voluto precisarlo prima perché non mi sembrava il caso, ma vista la domanda è giusto dirlo. Ha chiesto di intervenire il consigliere La Croce, ne ha facoltà. Sì, grazie signor Presidente, soltanto per una piccola precisazione per capire ancora meglio. Dottore Licomo, lei ha risposto alla domanda fatta dal collega Calamia che queste somme sono esaustive di qualsiasi tipo di pretesa sia da parte della SAI sia perché di qualunque altro attore. Bene, però mi chiedo io, nel caso in cui quando ci sarà la sentenza della Cassazione, saranno delle piccole, ma ci saranno pure delle spese di giudizio. E quindi non è del tutto esatto, no? Dire che questa somma è esaustiva di tutto il contenzioso, ci chiude tutto il contenzioso. È così? È così in parte, consigliere La Croce. Di somme che ancora non ci è dato possibile, non abbiamo la possibilità di quantificare e chiaramente non possiamo andare a autorizzare ad impegnare. Però ricordo un po' a tutto il Consiglio Comunale che il Comune di Castelvetrano nel bilancio di previsione prevede sempre una spesa all'intervento 1128, che è un intervento di spesa che riguarda appunto questo tipo di oneri straordinari che servono a finanziare le eventuali spese per l'iter arbitraggio e risarcimenti. È chiaro che se in caso di ulteriore condanna del Comune, se ci sono ulteriori oneri accessori relativamente a questa sentenza, si possono fare gli impegni integrativi necessari per poter sopperire a finanziare questi ulteriori oneri. Grazie. Mi permetto anche qui di dire la mia. Si tratterebbe in quel caso di un'altra sentenza, quindi sarebbe un altro titolo. Non si può prevedere in anticipo quale sarà l'esito del giudizio. In ogni caso sarà un'altra sentenza che potrebbe eventualmente comportare degli oneri, ma non necessariamente. Sì. Chi sente bene il consigliere Sciascia ne ha facoltà. Grazie Presidente, io volevo chiedere all'ufficio competente, all'ufficio di ragioneria, nel prospetto che ci ha fatto pervenire in commissione, che arriviamo poi alla complessiva somma di 3.242.000 eccetera eccetera, cui sono calcolate interesse legale al 15-10-2012, ma visto che noi non saldiamo il debito al 15-10-2012
e lo andremo a saldare fino a gennaio 2014. La SAISEB potrebbe successivamente chiedere questi interessi di dilazione di pagamento che sono state effettuate? La documentazione, gli atti in possesso, di cui siamo in possesso, prevede che il calcolo di interesse vada fatto fino al soddisfo. È chiaro che poi la SAISEB o qualunque cittadino, qualunque società può agire e può richiedere tutto quello che vuole, tutto quello che ritiene lecito chiedere, però ripeto, nella documentazione allegata a questo atto deliberativo, in tutti gli atti la norma si prevede che gli interessi vengano calcolati fino al soddisfo e non viene previsto in nessun atto che debbano essere calcolati gli interessi a scalare sulle rate, anche perché l'ordinanza di assegnazione non era assolutamente prevedibile, un'ordinanza di assegnazione che prevedesse delle rate mensili. Poi la SAISEB o chi per lei è libera di agire, chiunque, per fortuna siamo ancora uno Stato di diritto, chiunque è libero di agire e di richiedere tutto quanto ritiene nei suoi diritti, però attualmente gli atti ci dicono che il soddisfo è il 15/10/2012. Scusa, però potrebbe quindi successivamente fare un'altra ingiunzione nei confronti del comune, quindi essere condannato, potrebbe fare. È chiaro che rientriamo sempre nella casistica relativa alla domanda e alle richieste del consigliere della Croce. Se ci sono oneri aggiuntivi che scaturiranno da eventi diversi e successivi a quello che per ora è previsto in sentenza, è chiaro che si debbono fare gli opportuni impegni integrativi, che ripeto, nel bilancio del Comune Castelvetrano ogni anno inseriamo uno stanziamento di spesa appunto per questa tipologia di oneri. Grazie, comunque mi sono sempre soddisfatto e preannuncio il voto favorevole da parte del PDL su questa delibera. Grazie. Chi se interviene il consigliere Di Bella ne ha facoltà. Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri. Ho una domanda o per il dottore Di Como o anche per l'avvocato Grimaudo a proposito proprio degli interessi relativi alla rateizzazione. L'ordinanza di assegnazione messa al giudice dell'esecuzione prevede specificatamente il pagamento di interessi sulle singole rate? No. L'ordinanza non li prevede, però il problema è sempre quello. Il problema è che comunque gli interessi sono dovuti fino al soddisfo. Io adesso non so come sono stati calcolati con esattezza gli interessi, però io credo che andare oltre e riconoscere una somma per quello che non è stato richiesto non so fino a che punto potrebbe essere opportuno, nel senso che diventa già una sorta di riconoscimento da parte dell'ente. Quindi io penso che si deve riconoscere quello che al momento risulta con certezza dovuto. Poi se ci dovesse essere bisogno di ulteriori impegni, questo si andrebbe a vedere dopo. Fra l'altro si tratterebbe di interessi, come diceva il dottore Di Como, a scalare, quindi insomma non dovrebbero neanche avere eventualmente un importo, però è inutile andare a mettere il carro davanti ai buoi, andare a riconoscere qualcosa che non è dovuto al momento. Chiesto intervenire il consigliere Barrese, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, signore della Giunta. Presidente, io intervengo come componente della terza commissione sull'atto deliberativo. Siccome già in commissione congiunta con la sesta abbiamo sviscerato in lungo e largo la delibera e ritengo che sia in commissione sia questo consiglio, non potendo entrare nel merito della delibera, non ci rimane altro quello che approvare o non approvare l'atto deliberativo. Per quanto ci riguarda, a me personalmente e al gruppo che rappresento con questo intervento, quindi l'UDC, verrà votato positivamente l'atto deliberativo. Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Berlino, ne ha facoltà. Presidente, colleghi consiglieri, signori della Giunta, signor Sindaco. Io volevo fare... Considerato fino adesso si è parlato degli aspetti tecnici, sicuramente importante, ma
chiaramente con il problema che oggi ci ritroviamo le persone possono interessare fino a un certo punto. Volevo fare una piccola osservazione, considerato appunto anche il fatto che ci ritroviamo a parlare di un atto dovuto, un atto deliberativo, di un debito fuori bilancio, che non posso far altro che chiaramente essere cosciente di quello che è avvenuto, ma nello stesso tempo soffermarmi a pensare cosa praticamente i cittadini oggi si ritrovano ad affrontare, un problema che chiaramente interessa a tutti i cittadini, con i problemi che già le casse dell'amministrazione comunale attraverso i mancati contributi erariali che continuano a scarseggiare, ci ritroviamo ulteriormente ad affrontare un problema così grave, che di conseguenza i principali a soffrire di questo problema sono i cittadini castelvetranesi. Questo mi porta a pensare che appunto negli anni passati, sicuramente per negligenza, imperizia, probabilmente anche per inosservanza delle regole, ci siamo ritrovati oggi a distanza di 20 anni ad affrontare questo problema. Volevo fare questa osservazione perché questo ci deve far riflettere, perché a problema davanti viene difficile trovare oggi le soluzioni, ma spero che questa amministrazione, e penso con il sindaco in prima persona, possa applicare quello che è la diligenza del buon padre di famiglia per non ritrovarci noi e i nostri figli tra 20 anni a poter affrontare problemi che sicuramente negli anni passati, per i motivi che ho detto poc'anzi, ci siamo ritrovati oggi noi ad affrontare. Questo quindi spero che sia di buon auspicio per tutti, perché molto spesso, a quanto pare, a causa di quello che è successo in passato, oggi ci ritroviamo ad affrontare le conseguenze noi. Quindi mi auguro che questo, sono sicuro, per questo per il futuro possa servire. Grazie. Presidente, il consigliere Bertolino ne ha facoltà. Signor Presidente, grazie. Colleghi consiglieri, signore della Giunta, signor Sindaco, io come componente della terza commissione, avendo già in più battute avuto modo insomma di sviscerare i contenuti di questa sentenza, nel volere anche in questa sede preannunziare il nostro voto favorevole come gruppo degli indipendenti, dando atto a quelle che sono state anche questa sera i chiarimenti forniti dalla dottoressa Crimaudo che dal dottore Di Como, i quali già ci hanno illustrato ampiamente in maniera alquanto esaustiva tutta una serie di dubbi che ovviamente noi da non addetti ai lavori potevamo avere. Quindi nel ringraziare ancora una volta la disponibilità del corpo dirigente, rivolgiamo, diciamo, in questa seduta il nostro voto favorevole all'approvazione dell'atto deliberativo. Grazie. Chi sente intervenire il consigliere Vaccara ne ha facoltà. Grazie Presidente. Consigliere, assessore, signor sindaco. Presidente, io volevo intervenire su questo punto facendo una premessa che fa capire il senso di questa delibera. Proprio in questi giorni ho visto un video fatto dal sindaco che spiegava questa delibera alla città. Questo è stato un segno importantissimo di trasparenza amministrativa, di messa a disposizione degli atti, proprio perché questa sentenza ha creato veramente in questa città un danno, diciamo, economico. E quindi volerla spiegare, voler mettere a disposizione ai cittadini proprio gli atti e tutte le carte, mi è sembrato un segno di trasparenza che non si era mai visto in passato, e per questo volevo ringraziare pubblicamente il sindaco, perché anche oggi mi ha fermato qualche concittadino e sentendo parlare di questa sentenza, di questa delibera,
con diciamo, la spiegazione tecnica che ne ha fatto il sindaco, anche quella politica, ma anche quella diciamo, amministrativa, e qualcuno già ha capito qualcosa. Sicuramente la sentenza e la delibera è corposa, perché parliamo di fatti avvenuti 21 anni fa, si parla del 1991, quando molti di noi non facevano politica e non erano interessati alla politica. Questo significa che è un debito pregresso del passato che ci ritroviamo a capo e collo. Sicuramente c'è stato un iter abbastanza diciamo, contorto nelle carte, abbiamo visto in questi giorni dichiarazioni smentite e tutta una serie di situazioni che hanno fatto diciamo, montare sempre di più l'interesse su questa sentenza. Quello che a me interessa è che giustamente la commissione che l'ha esaminata, il Consiglio Comunale che la sta esaminando, stanno facendo, diciamo, non entrando nel merito della vicenda, perché ripeto è processuale e c'è anche la Corte dei Conti che, come abbiamo visto, già ha avuto le carte per poterle esaminare, ma ne entriamo soltanto per un problema diciamo, di amministrazione finanziaria. La cosa importante è che oggi, ad esempio, io facendo un giro su internet ho visto che nella stessa nostra situazione ci sono diversi comuni. Per dire, ho visto che c'è la Saiseb che ha delle sentenze con il comune di Licata per 6 milioni, col comune di Agrigento per 8 milioni. Quindi altri comuni, per gli stessi lavori, bifognature, lavori idrici, si sono trovati nella nostra stessa situazione. Quindi credo che in quel periodo, perché parliamo di fatti accaduti molti anni fa, sicuramente diciamo, questi lavori non venivano svolti a regola d'arte, oppure le commesse che non state fatte avevano dei riscontri poi giudiziari. Quindi questo non è che ci consorta, perché giustamente non è che vogliamo dire siamo stati fortunati per noi, ma credo che diciamo che chi amministra o durante le fasi di esecuzione dei lavori le problematiche possono sorgere, tutto sta nel saperle risolvere, e forse in questo caso, come si è detto un tempo addietro, bisognava anticipare i tempi e magari non arrivare al giudizio finale. Giudizio finale giustamente che ci può confortare, perché abbiamo visto che c'è anche la Cassazione, potremmo anche vincere il ricorso, potremmo anche ritornare sulle somme pagate, però giustamente sono ancora processi lunghi, processi a divenire. Quello che conta è dare una risposta oggi alla pubblica amministrazione, e io a questo punto diciamo, posso annunciare il voto favorevole del mio gruppo di Fili. Grazie. Chi sta intervenendo il consigliere Calamia, ne ha facoltà. Presidente, sarò brevissimo, intervengo per dichiarazione di voto. Ho preso atto dell'atto deliberativo, ma in particolar modo delle dichiarazioni fatte dall'ufficio legale sia in seno alla commissione e in seno a questo consiglio comunale, e in particolar modo sugli effetti che potrebbe produrre l'atto deliberativo sulla mancata approvazione di questo atto deliberativo. Preso atto anche delle dichiarazioni fatte dall'ufficio di ragioneria, e chiedo che venga anche allegato all'atto deliberativo il prospetto che l'ufficio ragioneria ci ha inviato alla commissione, e chiedo al dirigente ufficio ragioneria di poterlo datare, così possiamo allegarlo agli atti della delibera. Preso atto anche che il segretario non ha sollevato nessun vizio di forma sull'atto deliberativo, anche perché nei vari interventi più volte chiamato in causa e non ha sollevato nessun atto di forma. Preso atto anche del parere favorevole del Collegio Revisori, in cui nella sua parte conclusiva del suo parere invita di trasmettere tale atto deliberativo alla Corte dei Conti, il gruppo consiliare del Partito Democratico, confortato di tutti questi pareri, voterà favorevolmente l'atto deliberativo. Grazie. Posso precisare che l'atto è già stato trasmesso alla Corte dei Conti. Non è... Era un obbligo di legge farlo. La procura non è. Ha chiesto di intervenire il consigliere La Croce, ne ha facoltà. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, signori della Giunta. Io intervengo anche per puntualizzare alcune piccole cose, perché ritengo che disquisire e approfondire nel merito questa vicenda in questa sede, stasera, sia davvero superfluo e non condurrebbe a nulla. Però devo dire che oggi è stata davvero una brutta giornata, perché questo pomeriggio ho speso la mia tredicesima, e non per strenne natalizie ma per fare il mio dovere di cittadino. Ho bruciato la mia tredicesima per pagare l'IMU,
Non ne sono contento, ma ho fatto il mio dovere di cittadino, come spero facciano tutti. Stasera, a conclusione, mi trovo a dover prendere atto. Come? È una giornata davvero brutta. A prendere atto il 12-12, a prendere atto di un debito fuori bilancio che non possiamo che autorizzare, che votare positivamente, con senso di responsabilità e confortati, oltre che dai tecnici e dai dirigenti di questo comune, confortati dal buon senso. Volevo soltanto è che questa faccenda, purtroppo non chiusa, è una storia infinita da un ventennio a questa parte, un po' meno, perché la storia in effetti non inizia nel 91, nel dicembre del 91. Il contenzioso non inizia nel 91. Nel 91 sono appaltati i lavori da un sindaco di questo comune che poi dopo un mese ha passato il testimone. Il contenzioso o i motivi del contenzioso iniziano con il commissario, con un amico, laddove il commissario blocca i lavori, ci sospende i lavori per certi versi, blocca i lavori, sospende i lavori appaltati. È una piccola nota, perché forse si è speculato troppo su questa vicenda da entrambe le posizioni, pro e a favore, si è speculato troppo. Quindi solo questa piccola precisazione. La storia non è finita, tutti noi ci auguriamo che la Cassazione alla fine ci dia ragione e quindi si riparlerà di un'altra storia. Chiudo dicendo ancora una volta che il mio gruppo Castelvetrano Avvenire voterà senz'altro a favore e quindi questa delibera. Grazie. Bene, non ci sono altri interventi. Chiesto intervenire il consigliere Zaccone, ne ha facoltà. Signor Presidente, Assessore, signor Sindaco, cari consiglieri comunali, io intervengo in quanto, tenuto conto che si tratta di una sentenza esecutiva con il quale il comune di Castelvetrano è stato condannato, diciamo, a pagare la somma indicata e determinata dalla nota a firma dell'avvocato Salvatore Giacalone, legale del comune, il gruppo dell'MPA non può fare altro che esprimere parere favorevole al fine di evitare ulteriori danni. Grazie. Grazie a lei, consigliere Zaccone. Ci sono altri interventi. Mettiamo a votazione l'atto deliberativo. Per appello nominale, così come chiesto dal consigliere Rizzo. Ingrasciotta Salvatore. Martino Francesco. Cafiso Vincenzo. Sì. Barresi Piero. Perricone Luciano, sì. Baccara Antonino, sì. Giurintano Nicola, Lopiano Rametta Giampiero, Curiale Giuseppe, assente, Calamia Pasquale, La Croce Bartolomeo, sì. Zaccone Giuseppe, sì. Di Bella Monica, Accardo Gaetano, Berlino Giuseppe, sì. D'Angelo Piero, Stuppia Salvatore, sì. Bertolino Tommaso, sì. Vaccarino Salvatore, sì. Sciascia Pietro, sì. Adamo Enrico, sì. Rizzo Giuseppe, sì. Di Maio Giuseppe, Barbaro Gaspare, Bonsignore Francesco, Saladino Giacomo, Etiopia Giuseppa, Piazza Maurizio, Sillitto Maria, Agate Vincenzo. Sì.
25, non sempre tutti favorevoli. 25, sì, approvata all'unanimità. 25. Chi sta intervenendo il consigliere Barrese, ne ha facoltà. Grazie Presidente, chiedevo l'immediata esecutività dell'atto deliberativo. Grazie. Stiamo a votazione la richiesta del consigliere Barrese per l'immediata esecutività. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvata all'unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Comunicazione. Ha chiesto di intervenire il consigliere Berlino, ne ha facoltà. Intervenire prima. Presidente, colleghi consiglieri, signor sindaco, componente della giunta. Presidente, io volevo portarla a conoscenza che, e anche ai miei colleghi consiglieri, che oggi pomeriggio era prevista una conferenza dei capigruppo con il punto all'ordine del giorno, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, richiesta al Consiglio Comunale aperto. Io ritengo un punto senz'altro importante, penso come i miei colleghi consiglieri. Però considerato il fatto che per l'ennesima volta mi ritrovavo ad essere forse l'unico presente a questa conferenza capigruppo, volevo praticamente sapere se ritiene opportuno continuare a convocare la conferenza di capogruppo oppure praticamente lasciamo stare la convocazione conferenza di capogruppo, facciamo praticamente quello che dobbiamo fare, evitiamo così praticamente che le conferenze vengano in questo caso rimangono deserte. Grazie Presidente. E a questo punto la risposta non può essere che valuterò di volta in volta, secondo l'argomento, se è opportuno o meno continuare a convocare la conferenza dei capigruppo. D'altronde è una mia prerogativa talvolta prendere decisione e lo farò eventualmente qualora lo ritenesse opportuno senza chiedere il parere della conferenza dei capigruppo. Chiesto intervenire il sindaco, ne ha facoltà. Presidente, intervengo subito perché l'occasione è utile già l'invito dovrebbe essere arrivato. Comunque venerdì mattina alle 10.30 il Comune di Castelvetrano inaugurerà il nuovo centro operativo di protezione civile in via Armando Diaz, nei locali quelli sostanzialmente prima affidati a Padre Lobue dove aveva sede l'ANFE. Siccome è un'occasione riteniamo importante per questa municipalità, perché probabilmente è il primo COC che si inaugura in Sicilia per effetto di tutta una serie di sollecitazioni e sarà presente Sua Eccellenza il Prefetto e il Presidente, il responsabile della protezione civile regionale, l'ingegnere Lo Monaco, è gradito da parte dell'amministrazione comunale trovare anche la presenza ed estendere l'invito pubblicamente ai consiglieri comunali, perché riteniamo che quella sia un'attività, al di là dell'interesse politico all'iniziativa, un'attività assolutamente importante perché ha l'obiettivo appunto quello di tutelare gli interessi e la pubblica incolumità della nostra cittadinanza. Grazie. Chi sa intervenire il consigliere Barrese, ne ha facoltà. Non so perché, qualcuno ha scritto. Chiesto di intervenire il consigliere Stupia, ne ha facoltà. Signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco, signori della Giunta, io mi scuso se faccio un passo indietro piccolo, però quando sono state convocate le precedenti conferenze dei capigruppo e io mi onoravo di essere capogruppo, ho partecipato praticamente quasi a tutte. E siccome la parola capogruppo mi fa un poco agitare, forse non è il termine corretto, ma mi dà da pensare, io ho la necessità di chiedere un quesito tecnico, e me ne scuso col Presidente, ma siamo in comunicazione, quindi più che una comunicazione è un quesito, al signor Segretario Generale. E il quesito è questo. Io tecnicamente, avendo lasciato un precedente gruppo politico, mi ritrovo nel cosiddetto gruppo misto. Ma questo gruppo misto è formato da tre consiglieri che già avevano formato gruppo precedentemente come indipendenti, ma io rimango in una posizione che può essere considerata autonoma a quest'altro gruppo di indipendenti. Le chiedevo lumi sul fatto se io
possa essere, mantenendo questa posizione autonoma, capogruppo di me stesso. Grazie. No, non credo proprio, consigliere Stoppia. Sì, ma questo diciamo già le posso rispondere, posso anticipare la risposta. Perché che sarà poi sicuramente anche diciamo valutata dal segretario. Perché a norma del regolamento, su questo diciamo, se vuole il segretario può. Non si può fare perché lei, mentre prima era in un gruppo già costituito, diciamo adesso non lo è più e pertanto essendo una persona singola non può diciamo rappresentare un gruppo. Questo diciamo perché lo prevede il regolamento. Il segretario glielo sta diciamo leggendo. E allora i consiglieri comunali che si sono allontanati da un gruppo, mi pare che sono tre consiglieri comunali, non hanno optato per la costituzione di un gruppo, ma non hanno indicato nessuna composizione. Non hanno indicato nessun gruppo. Chiedo scusa che loro si sono dichiarati indipendenti e hanno nominato un capogruppo, un loro capogruppo che li rappresenta, per esempio nella conferenza dei capigruppo e per esempio nella giunta per il regolamento. Allora, datemi la risposta, io sono qua per capire. Siccome c'era un'imprecisione mi sono permesso di interrompere e chiedo scusa. Consigliere, ha fatto benissimo, il che mi fa effettivamente riflettere sulla necessità che io mi documenti bene sulla composizione dei tre consiglieri in modo tale che così le posso dare una risposta scritta. Se per lei va bene. Signor segretario, io la ringrazio. Chi c'è intervenire il consigliere Piazza ne ha facoltà. Signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco, signori della Giunta, mi rivolgo a lei, signor Sindaco, per avere delle delucidazioni. Va bene, quando sarà, l'ascolterà. Il mio intervento era rivolto a lui per fare chiarezza su questa situazione dei precari del Comune di Castelvetrano, dei nostri concittadini, che a parte in questo momento sono tutti in fibrillazione, poi con l'ultima circolare che è arrivata ha creato delle vere e proprie confusioni, perché poi ognuno dice la sua, quindi chi meglio del sindaco che o del dirigente qualora disponibile può dare una maggiore delucidazione, cioè spieghiamo per una volta per sempre come stanno le situazioni, evitiamo che ognuno possa dare delle interpretazioni anche sbagliate e sulla base di questo suo intervento che è sicuramente ha a cuore l'esito e quindi il risultato, il destino di questi nostri concittadini, ma vorremmo sapere anche se sicuramente è nella volontà, ma se ci sono i presupposti o per meglio dire quelle condizioni per poter prendere, io mi rendo conto che le situazioni non sono prospere, che se erano prospere si faceva come anche nelle precedenti amministrazioni dove la giunta e il sindaco prevedeva di anticipare le somme. Io mi rendo pienamente conto delle situazioni difficili in cui noi ci troviamo oggi, ma se era possibile quantomeno per i primi mesi, il primo mese di gennaio, febbraio, poter avere una previsione del genere per rassicurare, rincuorare questi precari che hanno dato il loro contributo valido sicuramente al Comune di Castelvetrano e che dovranno continuare, non li possiamo sicuramente abbandonare alla mercé di nessuno. Mi rendo conto che il nodo principale rimane la Regione, non è tanto il Comune, che è una cosa che va sottolineato e che anche nella circolare, che è un pochettino lascia lì perché
dà autorizzazioni a prendere i provvedimenti necessari, ma in realtà il vero provvedimento lo dovrebbe prendere la Regione. Ecco, sulla base di questo chiedo delle spiegazioni, o per meglio dire dei chiarimenti, ma rivolti non tanto a Cittanuova, che si è fatto carico di persone che continuano a fermarci a chiedere notizie, ma soprattutto a tutta la cittadinanza e a chi è coinvolto in prima persona, e se c'è questa minima piccola possibilità, anche se solo per un mese, due mesi, ma di poter intraprendere delle iniziative. Grazie. Chi sente il consigliere Vaccare ne ha facoltà. Grazie Presidente, io nel punto comunicazione volevo soltanto rispondere all'invito che faceva il collega Berlino, in quanto mi dispiace per oggi, ma purtroppo sicuramente tutti avevate ricevuto l'invito da parte di Sua Eccellenza il Vescovo, perché oggi il Vescovo ha mandato un invito, e credo che sia arrivato a tutti, per gli auguri di Natale. C'è stata la messa a Marsala, c'è stato anche il pranzo, quindi sicuramente sono coincise due situazioni che purtroppo hanno fatto saltare la presenza alla conferenza capigruppo. Quindi io mi scuso per la mia mancanza, ma ripeto, ero impegnato diciamo altrove, sempre nel ruolo istituzionale come rappresentante del mio partito. Quindi dico, mi dispiace che è saltata. Presidente, io la invito magari a controllare bene l'agenda per evitare che si accavalcano, diciamo, delle situazioni, degli impegni, diciamo, istituzionali da parte dei consiglieri. Sperando che c'erano due impegni, diciamo, quasi vicini nei tempi e negli orari. Quindi io posso sicuramente da parte nostra, diciamo, confortare il consigliere Berlino che nelle prossime conferenze capigruppo, se non sorgono, diciamo, conflitti di tempo e di luogo, saremo presenti. Grazie. Volevo fare davvero delle comunicazioni da fare prima che, diciamo, venisse, se mi consente, consigliere Stoppia, e poi la faccio intervenire. Semplicemente per dire che il giorno 19 già ho intenzione di convocare, già sin da domani convocherò il Consiglio Comunale aperto per discutere su questa tematica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Quindi 19 domani poi vi comunicherò l'orario, ma penso che sarà quasi sicuramente in mattinata convocato nel primo pomeriggio. Poi ho una nota da parte del sindaco sul nuovo regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 163/2006, come recepito dalla legge regionale 12/2011 direttiva, ed è inviata al dirigente del terzo settore uffici tecnici e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale e Segretario Generale. Il Consiglio Comunale ha di recente approvato il nuovo regolamento comunale per il lavoro e le forniture dei servizi in economia, di cui all'articolo 125 del decreto legislativo numero 163/2006, come recepito dalla legge regionale numero 12/2011. Nel rappresentare la necessità di adeguarsi a detto regolamento, oltre che a dare corso a quanto ivi statuito, ritengo opportuno segnalarne in particolare gli articoli 14 e 24, così come emendati dal Consiglio Comunale. In particolare, articolo 14, intervento eseguito per cortimo fiduciario. Per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di un importo inferiore ai euro 20.000 è consentito l'affidamento diretto a una sola ditta da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 125, commi 8, 11 del decreto legislativo numero 163/2006, per importi compresi tra 20.000 e 40.000, l'affidamento deve avvenire, ove possibile, previa indagine di mercato con consultazione di almeno tre operatori del settore. Articolo 24. Disposizione speciale per i servizi tecnici. L'acquisizione dei servizi di studio, progettazione e direzione del lavoro ed accessori di collaudo di valore inferiore a euro 20.000, IVA esclusa, potrà essere effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del decreto legislativo numero 163/2006. Per importi compresi tra euro 20.000 ed euro 40.000, l'affidamento deve avvenire, ove possibile, previa indagine di mercato con consultazione di almeno tre operatori del settore. Come si vede, viene accordato un carattere fiduciario all'assegnazione per tutti i casi sopra descritti disposti dal RUP. Il contenuto di detto articolo ha destato in qualche consigliere comunale di opposizione delle perplessità legate a una possibile discrezionalità nell'agire della burocrazia dell'ente, che a dire di alcuni potrebbe rasentare
episodi di clientelismo o comunque di scarsa trasparenza. Nonostante quindi le superiori regole siano già state approvate nello spirito di non alimentare le polemiche più o meno forzatamente insorte, ritenendo comunque non ostativa al principio della trasparenza l'estensione all'indagine del mercato, almeno tra gli operatori, anche nel caso di importi al di sotto della soglia di fiduciarietà €20.000, si dispone che detto adempimento venga comunque seguito, ovviamente laddove possibile e ove non ostino problematiche di particolare urgenza o altre ragioni di prevalente interesse pubblico. La superiore considerazione muove dall'esigenza di inibire in radice ogni forma di pretestuosa strumentalizzazione, atteso che, peraltro, detta esigenza era già insita nello scrivente e nella sua maggioranza di governo già al momento della tormentata modifica regolamentare. La presente nota, da valere quale direttiva rivolta alle signorie vostre, perché estenda anche alle posizioni organizzative responsabili dei vari servizi del settore e a tutti i tecnici che nella veste di SLUP si trovano a predisporre atti di affidamento, significando che l'eventuale necessità di ricorso univoco deve essere in ogni caso adeguatamente documentata nella determinazione di autorizzazione a contrarre. E infine ho una nota inviata dal Presidente del Consiglio Comunale di Valderice, che invita questa Presidenza e tutto il Consiglio Comunale alla partecipazione ad un convegno ASAEL con il patrocino del Comune di Valderice, 14 dicembre 2012. Si trasmette allegato il programma del convegno organizzato dall'ASAEL con il patrocino del Comune di Valderice sul tema la riforma dei di controllo e riforma del controllo e dei sistemi contabili degli enti locali alla luce del decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174, quali scenari disegna nei governi locali. L'anzidetto convegno si svolgerà il 14 dicembre 2012 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 a Valderice presso il Molino Excelsior, via Simone Catalano numero 112-114, ingresso via Antonino Tranchida. Considerata l'importanza tematica, si andrà a trattare, si sensibilizzano le signorie loro alla partecipazione. Cordialmente è presente il Consiglio Francesca Marano. Quindi l'invito è a tutti i consiglieri di partecipare, stando diciamo l'importanza dell'argomento. Scusate, prego i consiglieri comunali di fare un po' di silenzio. Volevo invitare, vista anche l'importanza dell'argomento, i consiglieri comunali alla partecipazione del Consiglio Comunale aperto che si terrà il 19. Consigliere Di Bella, la prego un attimo di... invito i consiglieri comunali alla partecipazione, ho detto che vi arriverà la convocazione, lo stabiliremo domani mattina, perché si tratta anche di dimostrare un po' di sensibilità nei confronti di questi soggetti che sappiamo tutti hanno problemi. Quindi l'invito è quello della partecipazione. Ha chiesto di intervenire il consigliere La Croce, anzi aveva chiesto prima di intervenire il consigliere Stupia. Ne ha fatto. Signor Presidente, signori consiglieri, lei è la massima autorità di questo massimo consesso civico e quindi si figuri se io non aspetto che lei faccia le dovute comunicazioni e quindi poi la ringrazio sempre per avermi dato la parola. Solo che così si perde il ritmo, perché quello che sto per dire si agganciava all'intervento fatto dal consigliere Piazza. Non me ne voglia il consigliere Piazza, però sempre perché stasera forse dobbiamo parlare per forza di capigruppo e di conferenza dei capigruppo, mi sembra opportuno ricordare che su questo argomento era già stata fatta alla sua presenza e alla presenza di molti capigruppo una conferenza in cui era stato sviscerato questo argomento e si era detto di soprassedere in attesa che arrivassero notizie da Palermo per poi eventualmente riconvocare la conferenza dei capigruppo e eventualmente vedere lo stato dell'arte e le ricadute sull'ente comune di Castelvetrano.
Questo è un argomento molto, ma molto, ma molto delicato e secondo me non c'è necessità che si abbia diritto di primogenitura su chi è l'alfiere degli interessi dei precari del Comune di Castelvetrano, perché è un problema che tocca tutti e non c'è maggioranza e minoranza che tenga. Dico minoranza e non opposizione perché in un tema così sensibile allo stato dell'arte della situazione economica e sociale che è nazionale e internazionale credo che non ci può essere opposizione, per cui mi dispiace che alla fine anche l'appello del consigliere Piazza è rimasto inevaso, perché a meno che il vice sindaco, e io di questo lo ringrazio, voglia illuminare il consiglio comunale, però ripeto, lo so che in giro c'è la voce, non si alza mai nessuno, non si è alzato mai nessuno a difendere gli interessi dei precari del Comune. Allora non è necessario che si alzi qualcuno. C'è stata una conferenza dei capigruppo in maniera molto, molto seria e dignitosa, avevamo definito un percorso e mi piacerebbe che, anche se malauguratamente, ritorniamo al problema di prima, non posso essere presente alla conferenza dei capigruppo, mi auguro che i capigruppo dei vari gruppi politici che sono presenti in questo Consiglio Comunale sappiano trovare il giusto orientamento senza populismo e senza vessilli e senza bandiere. Questo è un tema molto, molto sensibile che tocca con mano le famiglie di questa città, per cui tutti, credetemi, tutti, io credo di interpretare il sentimento di tutti i gruppi politici presenti in questo Consiglio Comunale, tutti hanno a cuore la soluzione di questo problema, ma forse ce l'hanno a cuore proprio come soluzione definitiva e non, no, come sempre, transitoria e di mese e soluzione tampone. Grazie, signor Presidente. Io mi scuso se poco fa le ho chiesto cortesemente di anticipare il suo intervento, ma avevo, diciamo, delle comunicazioni che non riuscivo a fare perché si susseguivano richieste di intervento. Le ho chiesto, diciamo, cortesemente, spero di non averle creato, diciamo, per questo un danno. Prego, segretario, se lei vuole rispondere. Sulla questione del, mi pare che aveva sollevato. Chiesto di intervenire il consigliere, il vice sindaco, ne ha facoltà. Grazie Presidente, consiglieri tutti. Prendo la parola proprio per rispondere succintamente alla richiesta dei consiglieri in merito alla situazione dei precari. È chiaro che l'intera amministrazione ha a cuore quello che sarà il percorso lavorativo di questi nostri concittadini. Lo abbiamo già dimostrato illo tempore partecipando in prima persona in rappresentanza di tutta l'amministrazione e insieme al Presidente di questo consesso in rappresentanza di tutti voi consiglieri alle loro manifestazioni a Palermo e in un'altra occasione con la presenza del Vicepresidente. Questo sta a dimostrare la nostra attenzione e interesse nei loro confronti. Gli adempimenti che sono stati compiuti sono adempimenti legati a alchimie legislative che dobbiamo rispettare, ma è chiaro che le risposte che tutti quanti ci auguriamo a breve arriveranno, noi le aspettiamo dalla Regione, dall'ente Regione. In questo momento è utile, così come ci invita a fare il consigliere Stupia, nel procedere senza populismo e demagogia, lavorando serenamente e in maniera concorde tutti i gruppi consiliari, così come è già stato calendato, nei prossimi giorni il sindaco provvederà a fare una conferenza di servizio nell'ottica di avere un quadro più chiaro e quindi rassicurare tutte le famiglie della nostra comunità. Vi ringrazio. Chiesto intervenire il consigliere Piazza, ne ha facoltà. Presidente, grazie. Io intervengo solo per sottolineare che non ho nessun motivo di fare populismo, siccome fuori cominciano a venire fuori delle teorie che è quasi colpa del Comune di Castelvetrano. Infatti io ho chiesto di chiarire, non né di prendere soluzioni, e sono convinto che come io
tutti quanti qua, non i capigruppo, ma individualmente tutti potrebbero fare l'identico intervento. Io ho semplicemente, siccome sto sentendo delle cose che stanno cominciando a amplificarsi e vanno fuori da quelle che sono le reali situazioni, perché così come ho fatto io, avrete fatto sicuramente molti di voi consiglieri che siete andati dal dirigente, dalla dottoressa a chiedere informazioni, e abbiamo delle risposte che sono diverse da quelle che si sentono fuori, che quasi la colpa è del comune. E allora io avevo semplicemente chiesto, nell'interesse è fare in modo che si sappia un attimino la reale situazione qual è, e l'impegno, così come ha detto il vice sindaco adesso, di partecipare a tutto ciò che è possibile nel loro interesse, e ha solo ed esclusivamente questo scopo, non ha nessuno scopo di populismo, e non mi sono mai permesso dall'inizio di questa consiliatura a fare nessun tipo di intervento del genere. Grazie Presidente. Se interviene il consigliere La Croce, ne ha forza. Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Vice Sindaco, io intervengo in merito alla nota che poc'anzi da lei letta del Sindaco riguardante il nuovo regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia. Io sento il dovere di intervenire, ma più che il dovere il bisogno di intervenire per ringraziare il Sindaco, non, anche per la grande apertura dimostrata nel senso della trasparenza e nel senso dell'apertura mentale proprio, nell'accogliere anche quelli che erano piccoli suggerimenti della minoranza, ma soprattutto per aver dato segno appunto con questo atto, e lo ripeto, di grande apertura mentale e di grande voglia di trasparenza. Lo ringrazio a nome a titolo personale, a nome del mio gruppo, ma anche penso di interpretarlo quantomeno a nome di tutti i cittadini di Castelvetrano. Si procede alla sostituzione dei scrutatori. Il consigliere Perricone viene sostituito con il consigliere Vaccarino, mentre il consigliere Vargolo viene sostituito dal consigliere Stuppia. E non ci sono altri interventi. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, modifica allo statuto comunale. Chiesto di intervenire il consigliere Vaccarino, ne ha facoltà. Presidente, chiedo la verifica del numero legale. Allora, Ingrasciotta Salvatore, Martino Francesco, Cafiso Vincenzo, Barresi Piero, Perricone Luciano, Vaccara Antonino, Giurintano Nicola, Lopiano Rametta Giampiero, Curiale Giuseppe, Calamia Pasquale, La Croce Bartolomeo, Zaccone Giuseppe, Di Bella Monica, Accardo Gaetano, Berlino Giuseppe, D'Angelo Piero, Stuppia Salvatore, Bertolino Tommaso, Vaccarino Salvatore, Sciascia Pietro, Adamo Enrico, Rizzo Giuseppe, Di Maio Giuseppe, Barbaro Gaspare, Bonsignore Francesco, Saladino Giacomo, Etiopia Giuseppa, Piazza Maurizio, Sillitto Maria, Agate Vincenzo. Presente. 13 presente. 13 presente, manca il numero legale. La seduta è rinviata domani sera alle ore 19. Domani andiamo a fare questo. Non è più una legge.